siamo sullo 0-0, perché un calcio di punizione che giunge oltre il vertice sinistro, ma vicinissima all'area di rigore, visto che lo batte Mihajlovic, che è un sinistro, sarà sicuramente a rientrare, cioè praticamente un cross, tutto il Napoli a proprio rigore, Mihajlovic, il cross, carriera, gol! Il gol di Carnevale! Carnevale! Il gol romanista, Roma 1, Napoli 0, gran gol di Andrea Carnevale, l'intervento di testa ancora una volta, salta più in alto di tutti e spara un'autentica bomba. A 9 minuti dalla fine della gara, sul dischetto c'è il calcio di rigore, il dischetto della porta di curva sud, vediamo poi chi batterà, non mi dite Caniggia, mi sembra Hessler, questo fallo su Caniggia, veramente dal dischetto c'è il pallone delle semifinali. Tommasino Hessler, sentite tutto il pubblico che scandisce la canzone dedicata a Tommasino Hessler, quindi Hessler contro Galli, calcio di rigore per la Roma che conduce 1-0, la rincorsa, il tiro, gol! Tommasino Hessler, 2-0 per la Roma, esulta il pubblico giallorosso, finale più vicina, 18 minuti alla fine della gara, 2-0 per il giallorosso che aveva battuto cadendo in terra perché era scivolato sul fango, è venuto fuori un pallonetto incredibile, 2-0 per la Roma, la linea passa allo studio, ma ricordiamo il gol adesso di Tommasino Hessler.